ragazzi, come state? Vediamo cosa c'è nel sacchetto di oggi. Un cappello di Babbo Natale. Oggi leggeremo come nascondere un leone a Natale. Come nascondere un leone a Natale. Era la vigilia di Natale e Iris e la sua famiglia si stavano preparando per andare dalla zia Betty. Iris era felicissima. Adorerai il Natale, disse al suo leone. Il leone viveva con Iris da quando era arrivato in città e tutti gli volevano bene. Mamma e papà però decisero che il leone doveva restare a casa. Non si può portare un leone sul treno, disse la mamma. I vicini di casa della zia si spaventerebbero, spiegò il papà. No, se lo nascondo, disse Iris. Provò a rinchiuderlo nella valigia, ma era troppo grande. Cercò di impacchettarlo nella carta da regalo, ma non stava mai fermo. Provò anche a camuffarlo decorandolo, ma non poteva funzionare. Povero leone, disse Iris, si sentirà così solo a casa. Non ti preoccupare, probabilmente dormirà tutto il tempo, disse il papà. Puoi portare il tuo leone di peluche per farti compagnia, suggerì la mamma. Ma Iris era inconsolabile, non voleva lasciare solo il suo leone. Il leone non voleva che Iris fosse triste e quando gli altri riuscirono per prendere il treno, li seguì. Nessuno si accorse che si era intrufolato nel treno. Aveva trovato un nascondiglio perfetto tra le valigie. Iris guardava fuori dal finestrino con aria abbattuta e il leone avrebbe voluto consolarla. Invece si fece collare dal dondolio del treno e si addormentò. Era ancora nel mondo dei sogni quando la famiglia di Iris giunse alla fermata e scese dal treno. La zia Betty le accolse calorosamente. «Buon Natale, Iris!» esclamò. Ma Iris non era molto entusiasta. Continuava a pensare al suo leone, a casa, tutto solo. Se solo Iris avesse saputo, il leone non era a casa, era ancora sul treno, che si allontanava sempre di più nel buio della sera. Quando si svegliò, era assai confuso. Il treno era fermo in un luogo buio e silenzioso, dove erano finiti tutti. Uscì lentamente dal suo nascondiglio e scese dal treno in punta di zampe. Cercò Iris dappertutto, ma non c'era anima viva. Doveva trovarla, ma non sapeva dove dirigersi. Guardò verso la ferrovia. Forse, se avesse seguito i binari, sarebbe arrivato da Iris. La neve era molto profonda, ma zampata dopo zampata, finalmente scorse un paese. Nella piazza principale c'era un grande abete addobbato, con luci colorati, circondato da gente che cantava «Lo, lo, 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 lo». Che Iris fosse con loro! Il leone si avvicinò con cautela. Trovò un cappello e cercò di confondersi tra la folla. Ma quando provò ad unirsi ai canti natalizi, gli uscì un roar. «Un leone!» gridò la gente e tutti lo rincorsero tirandogli palle di neve. Fortunatamente i leoni corrono molto veloci. E poi sanno nascondersi sugli alberi. Mentre la folla passava sotto di lui, il leone vide qualcosa dietro la finestra di una casa. Sembrava il peluche di Iris, che fosse la casa della zia Betty. Come poteva accertarsene senza svegliare tutti? Poi vide qualcosa di strano. Un uomo vestito di rosso stava per calarsi da un camino. Magari anche lui sarebbe riuscito ad entrare dal camino. Ma prima ancora di provarci, udì uno zom e un ho ho ho! L'uomone vestito di rosso sorvolò sulla sua testa. Il leone scivolò e un cumulo di neve precipitò dal tetto. Sponf! E cadde sulla sua testa. Non poteva muovere nemmeno un baffo. La mattina dopo Iris si alzò e trovò un pupazzo nero in giardino che prima non c'era. Che strano, pensò. Uscì in cortile per osservarlo da vicino. Era un pupazzo di neve molto strano. Aveva la coda. Iris gli fece pat pat sulla coda e la coda si agitò. Poi frugolò tra la neve con tutte le sue forze finché trovò... Il suo leone! Sei qui! Esclamò Iris. Sarà il Natale più bello della mia vita. E così fu, anche se il leone mangiò l'intera cena natalizia. Non importa, disse Iris. Tanto preferisco la pizza. Com'è? Vi è piaciuto? Ci vediamo domani, ciao!